Buongiorno, buongiorno. La destinazione di oggi è il monastero di Rila, un complesso molto molto importante a circa 2 ore e mezza di distanza da Sofia. È un monastero importantissimo da oltre 1000 anni nelle foreste del massiccio del Rila. I visitatori rimangono incantati dalla bellezza dei suoi dipinti, dei suoi affreschi e dell'atmosfera che si respira in questo antico monastero. Ci sono delle mura che costruiscono all'interno una chiesa molto bella, con delle righe tutte colorate, e si estende su una superficie di 8800 km quadrati. È veramente un complesso molto grosso, ovvio quello che si visita è una piccolissima parte. I visitatori possono rimanere lì anche a dormire, così si riesce a gustare quel sapore di naturalezza che non si riesce a fare andando in gita in giornata con tutti gli altri turisti, perché è uno dei posti più frequentati della Bulgaria. Allora, subito alla sinistra della chiesa principale, all'interno si trova questa bella torre che si chiama Torre Herliova. Questa torre è del 1335, quindi è veramente molto vecchia. È una struttura in pietra alta 24 metri. È l'unica risalente al XIV secolo e al suo interno c'è la cucina del 1816, dove praticamente potevano mangiare contemporaneamente centinaia di monaci. E adesso non so se riesco ad andarlo a vedere, ma si dice che praticamente queste pentole, questi calderoni erano così giganteschi perché dovevano mangiare centinaia di monaci, che potevano contenere anche una vacca intera al suo interno. Ed ecco qua nel suo complesso il fiore all'occhiello tosse, il fiore all'occhiello del monastero di Rila. Questa chiesa si chiama Rodesco Borgordirco, una roba del genere, Bogorodicno più o meno, e praticamente è stata costruita tra il 1834 e il 1837. È caratterizzata da queste bellissime arcate che vediamo di fronte, che sono anche riportate nel monastero laterale dove vivevano i monaci, quindi cupole dipinte da affreschi come vediamo dal video. Queste affreschi ritraggono scene bibliche, come ho detto precedentemente, tra cui strazianti rappresentazioni delle punizioni che attendono i peccatori, demoni che inghiottono i condannati in un solo boccone e lo trascinano all'inferno i peccatori legati a una corda. Alcuni di questi affreschi sono stati fatti da un pittore molto noto in Bulgaria che si chiama Zari Zograf, era appunto il più grande di questa parte della Bulgaria di Rila. Purtroppo all'interno non si può fotografare e fare video, ma io ci sono appena stato e dentro c'è un bellissimo lampadario enorme decorato con il guscio di struzzo, è veramente gigantesco e bisogna vestirsi adeguatamente, quindi spalle coperte, insomma una chiesa ortodossa molto importante, diciamo che è un monastero ancora attivo dove la gente va a pregare, infatti c'era dentro parecchie persone che stavano pregando. Peccato che non si possano fare video all'interno. Questo è l'ingresso principale della chiesa. Come vedete qua è vietato fare foto, video. Infatti mi hanno appena ripreso che non si poteva. Viva lo zoom! Questo è il bellissimo lampadario che vi dicevo. Purtroppo però non posso farvi vedere nient'altro perché il mio zoom si ferma qua. Non posso fare le curve. Le icone certamente non mancano in questo monastero, vediamo qua, sono bellissime. Questo qua è lo shop sotto la torre. All'interno del complesso c'è anche una posta, ce l'abbiamo qua davanti, dove vendono cartoline e francobolli e si può imbucare direttamente nella posta.
Diciamo che vengono raffigurate le più importanti parti bibliche, soprattutto l'inferno e il paradiso, dove si puniscono gli uomini con tutti i tipi di punizioni corporali. Diavoli. Guardate i soffitti. Strepitosi, strepitosi. Questa è la parte dei dannati. Vediamo i diavoli che tengono le anime legate con le corde, catene. Qua che li punzecchino con serpenti. Qua con lance e tipo arpioni. L'ingresso della chiesa. Qua ancora, qua addirittura bucati nel petto. E sopra invece altre immagini bibliche con santi. Dopo 10 minuti di camminata si raggiunge questa bellissima chiesetta che siamo venuti a visitare, e lì dietro c'è la roccia, c'è una caverna dove vivevano i monaci 1000 anni fa, prima di costruire questa chiesetta. Queste sono le spiegazioni, se riuscite a leggere. Penso di no. L'ingresso della grotta, la nostra guida. Ah, è andato. C'era un uccellino, ma se n'è andato. Allora, vediamo di non spaccarci la testa. Di entrare nella grotta. Vabbè, insomma, di qua resta tutta l'immaginazione. Con night shot si riesce a vedere qualcosa, qualche immagine, qualche reliquia. Praticamente vivevano qua, ecco qua. Queste sono molto antiche. Siamo stati dentro una grotta dove vivevano i monaci e questa è l'uscita. Diciamo che è un po' angusta. Sì, è abbastanza tosta. Can you make it? It's tight. Giornata bellissima, c'è un bel sole e ci facciamo questa bella passeggiata in mezzo ai monasteri di Rila.